Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sembro malata. No, scherzo. I miei capelli fanno cacare, ma mi vedrete poi dopo questi video molto molto più fuego, perché ce li ho qua, ma devo farmi la tinta. Quello dico in tutti i video, poi mi sono guardate come mi stanno crescendo i capelli, perché io sono tutta rasata, guardate quanto sono lunghi. No, mi sento male, io non me li posso vedere. Però giovedì, oggi è martedì, giovedì mi farò finalmente la tinta e me li faccio anche rasare, qui sarò finalmente decente. Qua a Torino oggi ci sono, non so quanti gradi, infatti sono in canottiera. Allora, faccio questo video unboxing senza la carta perché l'ho buttata. Perché, ragazzi, purtroppo era sporca per via di questa situazione che abbiamo con sto maledetto virus. L'ho buttata. Sì, quindi è l'unboxing senza la box. Comunque, faccio questo video, diciamo, perché ci tenevo a farlo, perché mi ha consigliato questo acquisto il canale che si chiama Pinocchio. Poi vi lascerò sotto nei commenti. Probabilmente Pinocchio, come si chiamerebbe, Roberta, mi ha aiutato tantissimo per scegliere questo, diciamo, questo oggetto che adesso vi mostrerò, perché poverina si è veramente scervellata per trovarmelo, perché volevo che fosse sia bello visibilmente sia comunque alla mia portata, perché sono povera. Quindi ci tengo particolarmente a citarla e vi metterò appunto sotto in descrizione o comunque nei commenti dove riuscirò a metterlo in ogni dove il suo canale. Andate a seguirla perché veramente ha un canale stupendissimo e quando la vedrete capirete. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Ta-ta-ta-tam. Sì, sono i tarocchi. Ah sì, in questo caso si chiamano Witches Tarocchi. Tarocchi. Sono in inglese. Infatti ringrazio appunto Pinocchio per avermi mandato il file per capire come usarli. Soprattutto perché sono in inglese e non ci capisco una mazza. Sì, cioè, capisco qualche parola in inglese, però tradurmi tutte le carte, le istruzioni sarebbe stato un po' complicato. Quindi imparerò poi ad usarle, anche perché li voglio utilizzare per fare un video ASMR e voglio farlo il più realistico possibile. Quindi quando vedrete che qualcuno mi dica: Sara, ma cosa stai facendo? Do le carte a cazzo. Quindi imparerò poi ad usarle, anche perché è una cosa che ho sempre desiderato, sono sincera. È una cosa che poi adesso vi faccio vedere anche come sono le carte. Ovviamente le ho ricevute da Amazon. Se riesco vi lascio sotto il link dove le ho comprate se vi piacciono. Acquistatele, io non ci guadagno nulla perché non ho l'affiliazione con Amazon, non c'è niente, me le lascio solo. Perché così. Così fa piacere. Ce ne sono anche di tantissimi altri tipi belle. Io le avevo anche nella mia desideria Amazon, ma purtroppo non avendo la Prime pagavo più di spedizioni. Però devo dire che sono arrivate in anticipo rispetto a quello che mi aveva detto Amazon. Allora, il dietro è fatto così. Il retro. Faccio vedere. È veramente bellissimo. Comunque, tra tutte quelle che volevo, diciamo che sono queste che sono comunque belle. Mi piaceva più lo stile gotico, che mi ha detto anche Roberto, mi ha fatto scoprire anche il mio stile. La ringrazio anche per questo. E il davanti invece è fatto così. Vi faccio vedere un po' di carte, tipo, sono fatte così. A me piacciono veramente tanto, cioè, vi faccio vedere come sono fatte. Se le vedete bene, poi ovviamente quando farò il video ASMR si vedranno molto meglio. Sono fatte così e sono in totale non so quante carte, cioè sono veramente tante. Sono fatte così. Comunque, aspetta, tipo c'è così la carta. Sono fatte comunque molto bene, sono anche molto spesse. E devo dire che piacciono molto molto molto, ce ne sono tantissime. Poi ci sono vari personaggi, ho notato, io ovviamente non so usare tipo. C'è la regina di qualcosa perché io non so l'inglese. Poi c'è i tipo regina. Poi c'è tipo ovviamente il re. Non so appunto dove, poi dovrò studiarmela, ragazzi. Studierò pure i tarocchi per voi, perché a me questa cosa mi ha sempre affascinato tantissimo. Perché, come scoprirete nel canale di Pinocchio, che lei fa tutti i video molto particolari su comunque le. Diciamo, io la chiamo magia direttamente, magia magari le pietre, i grimori, questo qua. A me piace tantissimo, io quelle cose le adoro. E ho scoperto di essere una water witch, tra l'altro, anche una strega dell'acqua, perché il mio elemento è l'acqua. Guardate che bella sta carta, è stupenda, mi piace tantissimo. Diciamo che quelle che avrei scelto io erano un po' più goth, però sono contenta anche di queste qua perché non fanno senso a mia madre. Questa è bellissima. Comunque ce ne sono veramente tantissime, ovviamente non ve le posso far vedere tutte perché sennò passo qua tutta la giornata, però veramente sono fatte veramente veramente bene, sono contenta. Se non sbaglio le ho pagate intorno, adesso non mi ricordo, forse sui 10 euro spedizione carte comprese,
Poi vi manderò il link così lo saprete meglio. Ovviamente, se non sbaglio, avevo beccato un'offerta, infatti l'ho presa subito. Perché erano delle poche cose che desideravo. Infatti le trovate ancora sulla mia lista di desideri Amazon. Però ho detto, visto che me lo posso, me le potevo permettere, ho detto, me le prendo. Mi piacevano tanto. E niente, è giusto un piccolo video, mini unboxing, farvelo vedere. E che bella sta carta, che bella. Non mi capitano delle carta muso. E niente, hanno la loro custodia, ovviamente non hanno le istruzioni, ma non è un problema perché appunto, ripeto, stato comunque in inglese non avrebbe potuto saperle leggere. Quindi vi lascerò poi ovviamente qua dentro, ce la posso fare, sai? Devo toglierle e rimetterle. Si sa, faccio danni. Oh, il Santo Graal. Almeno questo sembra il Santo Graal. Le ho spatacchiate un po' nel letto, ma va bene lo stesso. Non mischiamo le Sara, cioè non le raccappottiamo. Le metto con molta cautela dentro. No, comunque sono veramente ben disegnate, mi piacciono. E niente, sono contenta dell'acquisto. Ringrazio anche veramente tantissimo Pinocchio per avermi. Pinocchio sembra che parlo di un uomo, però tantissimo per avermi aiutato. E vi mi raccomando, seguite il suo canale perché veramente merita tantissimo. Non perché. Magari lo sponsorizziamo, però sì, è vero, infatti è vero. E niente, io spero che questo mio mini video, non al contrario, vi sia piaciuto. E niente, non so quando uscirà perché devo tutti mettere a posto, come ho detto anche programmazione, però uscirà, prima o poi uscirà. Intanto ovviamente passerà un po' di tempo finché farò il video SMR perché ne ho ancora un po' da smaltire del mio vecchio canale, che comunque mi dispiace perché comunque sono fatti bene come video SMR, però ne farò uno dove poi farò anche la cartomante. Posso trovare anche il vestiario adatto perché comunque non è che posso presentarmi così. Quindi cercherò di fare, ho fatto vari video che poi vedrete assieme a me che usciranno nel tempo dove vi predico il futuro, dove ho fatto anche la maga, un po' di tutto e adesso farò anche quella dei tarocchi, insomma. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, scrivetemi sotto nei commenti se vi fa piacere l'ASMR, se siete interessati a Rocchi, no, sì, può darsi tutto il resto. Grazie cane per la conclusione degna. Bene, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!